La nazionale di Roberto Mancini è stata clamorosamente eliminata ieri sera qui a Palermo, in uno stadio che non vedeva l'ora di rialzarsi dopo anni di insoddisfazione dal punto di vista del club, visto che il Palermo purtroppo naviga in acque non troppo limpide, ma è chiaro che questa Italia poteva dare una soddisfazione grande a questa città. Non ci è riuscita neanche la nazionale italiana, non ci è riuscita neanche la nazionale campione d'Europa, che viene eliminata per l'ennesima volta, che non riesce a cedere per il secondo anno consecutivo ai mondiali. Un disastro, clamorosamente, un disastro. Mi vorrei soffermare però su un aspetto importante, perché si è detto che questa nazionale comunque aveva un bel gioco, si è detto che questo allenatore aveva fatto un miracolo, però c'è da fare un approfondimento legato a quello che è la scarsa, chiaramente scarsa, vena realizzativa di questo attacco, perché tante critiche stanno andando incontro a quello che è l'attacco, questo attacco dell'Italia, che era una delle poche cose che non ha funzionato all'europeo, salvata solo ogni tanto esclusivamente da quelle che erano i guizzi di un giocatore come Federico Chiesa. Senza quei guizzi là, questo attacco era praticamente nullo, era praticamente assente. E molti stanno scagliando anche e soprattutto contro Ciro Immobile, attaccante reputato non all'altezza. Ma io sono qua a chiedervi, perché direttamente vorrei aprire proprio un dibattito direttamente con voi, ma è proprio tutta colpa di Ciro Immobile? Perché se un attaccante che in Italia, che attenzione non è un campionato di primissimo livello, ma non è neanche il campionato israeliano, fa comunque 25 gol all'anno da parecchi anni, evidentemente l'allenatore non deve metterlo in condizione di poter fare qualche gol in più. L'allenatore non deve metterci qualcosa, perché se da praticamente 2 anni che ti rendi conto che Immobile è totalmente un altro giocatore rispetto a quello che vedi alla Lazio, con Inzaghi prima e con Sarri ora, c'è qualcosa che non va. Allora, o cambi modulo e quindi lo metti in condizione di segnare, quindi con un giocatore più vicino, con dei trequartisti piuttosto che degli esterni puri, con una seconda punta, oppure lo cambi, oppure punti forte su Raspadori, se proprio ti piace tantissimo punti forte su Balotelli, se proprio ti piace tantissimo punti su Scamacca, se ti piace di più punti su altri attaccanti, Ciao Pedro, quello che vuoi, ma devi mettere in condizione i tuoi attaccanti di segnare. E non basta dire il gruppo della nazionale Euro 2020 ha portato questa squadra a vincere, quindi ok, bisogna fare qualcosa in più, perché non fare un gol con questa Macedonia è stato veramente imbarazzante. Vedere un giocatore come Berardi che alza solo dove non c'è minimamente pressione, poi sbaglia gol a porta vuota contro la Macedonia, ti rendi conto che questa nazionale aveva dei problemi già da prima, ma non è stato, secondo me, bravo l'allenatore a metterci qualcosa del suo, perché si è andati avanti con questo bel gruppo per tutto l'europeo, però si vedevano già delle carenze. Già alla fine di Euro 2020 ci eravamo tutti reso conto che questo attacco non segnava, che questo tridente non andava. E allora cambiare? Provare a cambiare? Visto che poi tutto il girone per la qualificazione mondiale è stato un disastro, evidentemente qualcosa bisognava farlo. Tutti i vari stage sono stati assolutamente inutili allora. Poi non sbagliano i club quando non mandano il giocatore negli stage, o comunque si lamentano delle amichevoli, perché sono inutili, perché vai avanti sempre facendo gli stessi errori. Evidentemente non è servito a nulla. Un crollo clamoroso, comunque, a prescindere da tutto, un crollo veramente incredibile. Si parla già di cambiamenti a livello tecnico, si parla già di un Cannavaro che potrebbe subentrare pur non avendo quasi mai allenato a Mancini. Si parla anche di Claudio Ranieri, una figura carismatica e soprattutto di esperienza. Credo che però bisogna, al di là di quello che è l'allenatore, cambiare e pensare a fare qualche grosso cambiamento proprio dalle basi. Perché non può essere che una nazionale non va ai europei, o meglio vince l'europeo ma non va ai mondiali. Non può essere che una nazionale italiana non va ai mondiali per due volte consecutive. Francamente è disumano, è una cosa che non esiste, è veramente una cosa che non esiste. Palermo, la città dove vive, dove ieri è stata accolta in maniera clamorosa la nazionale, questo non lo meritava assolutamente. Ditemi la vostra, secondo voi qual è il modo per poter reagire a questo incredibile disastro della nazionale?